E Shepard? È un terrestre. Ma non abbiamo informazioni sulla sua famiglia. Non ne ha mai avuta una. È cresciuto per strada, imparando a badare a se stesso. Su Torfan ha condotto alla morte gran parte della sua unità. Aveva solo fatto il suo dovere, fino in fondo. Vogliamo affidare il destino della galassia a una persona come lui? Solo quelli come lui sono in grado di difenderla. D'accordo. Nel 1148 degli esploratori scoprirono le rovine di un'antica civiltà spaziale su Marte. Nei decenni successivi questi misteriosi manufatti riveleranno delle nuove e straordinarie tecnologie che consentivano di raggiungere i sistemi primitivi della galassia. Tutto ciò era reso possibile da una forza che controllava l'intera struttura spazio-temporale. Prima ne fu una cosa più grande scoperta dalla loro storia. La civiltà della galassia la chiamarono Mass Effect. Siamo in prossimità del portale di Arcturus Prime. Sequenza di trasmissione avviata. Comandante. Nettuno! Ciao, Nettuno. Connesso. Calcolo massa in transito a destinazione. Il portale è attivo. Acquisizione vettore di avvicinamento. Prepararsi al transito. Quindi? Ciao Shepard. Ma in effetti sono un po' brutto. Ma sono dettagli quelli. Dai, sono pronto. Dai. Attraversamento portale tra 3, 2, 1. Via potenza assoluta. Pium. E la Madonna. Propulsori, ok. Navigazione, ok. Ozia di missione interna attivati. Tutti i sistemi sono in linea. Deviazione, 1500 km. Va bene. Un margine accettabile. Il tuo capitano sarà soddisfatto. Che brutta faccia che hai. Quel tizio non mi piace. Manco a me. Nilos ti ha fatto un complimento. Perché lo detesti? Ho appena attraversato mezza galassia e colpito un bersaglio grande come uno spillo. Altro che accettabile, è straordinario. Esagerato. E poi gli spettri portano solo guai. Non mi piace averlo a bordo. Sarò anche paranoico. Ce l'hai con me? Sì, infatti. Questo progetto è stato finanziato anche dal Consiglio. Hanno il diritto di mandare qualcuno a controllare il loro investimento. Questa è la versione ufficiale. Ma solo un idiota ci crederebbe. Chiudi quella bocca, stronzo. Basta. Sei un soldato, devi fare solo il tuo... Carina la voce di Shepard. Scusa, comandante. Joker, rapporto. Abbiamo appena attraversato il portale, capitano. Sistema di occultamento attivato. Sembra tutto ok. Bene, ora trova una boa ricetrasmittente e collegaci alla rete. Voglio che il comando dell'Alleanza abbia un rapporto prima che raggiungiamo Eden Prime. Agli ordini, capitano. Meglio che si tenga forte, signore. Credo che Nilus la stia venendo a trovare. È già qui, tenente. Ah. Di al comandante Shepard di raggiungermi nella sala comunicazioni per un debriefing. Subito. Ah, non un debriefing, un debriefing. Hai sentito, comandante? Ecco, se parli così come un coglione e il capitano si incazza. E poi con chi se la prende? Non con te, fottuto pilota di merda. Con me, che mi chiama pure nella sua cazzo di stanza per un debriefing. Che cazzo è un debriefing? Grandioso. Tu fai arrabbiare il capitano e poi me lo devo subire. È quello che appena detto io. Non è mica colpa mia. Il no. capitano è sempre di cattivo umore. Sì, sì. Solo sì. quando parla con te, Joker. Ecco, vedi che sapevo che c'era la fregatura. Ok, finalmente abbiamo il controllo del nostro personaggio. Abbiamo una pistola, un fucile a pompa, un fucile d'assalto e un fucile da cecchino. Cioè, diciamo, più armi di così non se ne può avere. Mi è passato accanto come se fosse nel bel mezzo di una missione. E allora? È uno spettro, loro sono sempre in missione. E noi siamo così stupidi da seguirlo. Sì. Rilassati, Presley, così ti verrà l'ulcera. Cazzi tuoi. Allora, dov'è che devo andare? Ah, sì, trovare il mio capitano. Andiamoci. È un posto molto frequentato. Tatta. Pum, pum, pum. Apriti porta. No, ho detto apriti.
Qui è il capitano che comanda. Non prende. Allora, fammi un attimo capire i tasti, che ho un dubbio. Allora, impostation, comandi. Allora, interagisci. Appunto. Accoggiamento, squadra di aria, codec. Avanti, dietro, muovere, assalto, modifica, abbassati. Fuoco, granata, pronto, estrai, riponi armi. Eccolo qui. Ok. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. La squadra. Che cosa non mi serve per intervenire sui punti su di esse o migliorarne? Ottieni il puntatore sopra ogni battaglia per ottenere maggiori informazioni. Seleziona ogni membro della squadra per investire i punti. Ok. Ho 3 punti, allora. Ciao Shepard, che figo sei. Sono già rinnegato di un'attacca. Mi fa piacere. Allora, deformazione, lancio, pistole, allenamento rossato, mentre danno colpo a corpo, nel danno con le armi, fornisce abilità, scarica di adrenalina, fascino, blocco pressione di conversazione, fascino, intimidazione, voglio un'intimidazione, yeah. E poi, allenamento d'assalto, e potenziamo anche, aumenta la protezione, che cazzo è la protezione biotica del 6% mentre il danno della pistola fucile. Ok, va bene. Ok, perfetto. Diario, vediamo cosa c'è nel diario. Prologo, borgo della Mornani. Missioni, nessun incarico, che non ho missioni. Codex, tutela del giocatore, il più gustore personale. Vabbè, qua alieni, specie consiglio. Vediamo un po' gli alieni. Circa 1200 Turian. Anni fa. C'è pure il commento vocale, mi piace questa roba. Vabbè, dai. Non guardano in faccia nessuno. Possono fare quello che vogliono, uccidere chiunque gli si pari davanti. Ok. Hai visto troppi olofilm di spionaggio, Jenkins. Ok. C'è Nitrus, Nidius, Nitralus, come cazzo chiami? Comandante Shepard. Ciao. Speravo che arrivasse qui per primo. E invece no. Ora possiamo parlare tranquillamente. E dov'è il capitano? Il capitano aveva detto che ci saremmo incontrati qui. Punto. Sta arrivando. Che venga. Sono interessato a Eden Prime. Il pianeta verso cui siamo diretti. Ok. Ho sentito che è molto bello. Che cazzo me ne fotta a me? Sono un marine, non un turista. Ma è ben più di una località turistica, vero Shepard? Se lo dici tu. Eden Prime è un simbolo dell'umanità. Un piccolo pianeta perfetto ai confini del vostro territorio. E quindi? La prova che gli umani non sanno solo fondare colonie in tutta la galassia, ma anche proteggere. È meglio così. Ma quanto è sicuro in realtà? Cos'è? Vuoi conquistare il pianeta? Vuoi per caso una pallottola in testa? Stai cercando di spaventarmi, spettro. Voi umani siete ancora inesperti, Shepard. Dici? La galassia può essere un luogo molto pericoloso. Se lo dici. L'alleanza è davvero pronta per questo? No. Ciao capo. Credo sia ora di spiegare al comandante cosa sta succedendo. Direi anche che fosse questa missione ora. È molto più di un semplice viaggio di collaudo. Capitan ovvio, infatti anche Shepard dice capitan ovvio. Questo l'avevo già capito. Stiamo effettuando una missione di recupero segreta su Eden Prime. Ecco perché il sistema di occultamento doveva essere operativo. Sì, ma cazzo, ma dimmi le cose, brutto stronzo! Non mi piace essere tenuto all'oscuro, capitano. Ordini dall'alto, comandante. Bene. Erano informazioni da divulgare solo in caso di emergenza. Ok. Una squadra di ricerca su Eden Prime ha trovato una specie di sonda durante uno scavo. È un manufatto Protean. Protean? Che cazzo sono? Scarafaggi? Credevo che i Protean si fossero estinti 50.000 anni fa. Restano ancora molte tracce della loro civiltà. I portali galattici, la cittadella e il motore della nostra nave sono tutte tecnologie Protean. Veramente? È una questione seria, Shepard. L'ultima volta che abbiamo fatto una scoperta del genere, la nostra tecnologia ha fatto un balzo in avanti di 200 anni. Veramente? Ma Eden Prime non ha le strutture necessarie per gestire una cosa del genere. Dobbiamo portare la sonda sulla cittadella per analizzarla in modo approfondito. Ok, boss, che non good sono in gioco job. Solo gli interessi umani, comandante. I can do this. La scoperta potrebbe sconvolgere gli equilibri dell'intero spazio del Consiglio. E quindi dobbiamo prendere una sonda e portare la cittadella? E che cazzo servi tu allora? Possiamo arrangiarci da soli, grazie. Sempre che qualcosa non vada storto. Cazzo, è una sonda! C'è dell'altro, Shepard. Nilus non è qui solo per la sonda. È a bordo anche per valutarti. Per cosa? Non me ne fotto un cazzo, me ne voglio fare delle palle. Siamo valutati dagli spettri. Sei abbastanza sveglio da capire come vanno queste cose, comandante. Sì. L'alleanza ha insistito molto per avere questa occasione.
Vuole ritagliarsi un ruolo di maggior peso nello scacchiere interstellare, con più influenza nel consiglio della cittadella. E quindi? Gli spettri rappresentano l'autorità e il potere della cittadella. Sì. Se accettassero un umano tra i loro ranghi, per l'alleanza sarebbe un grande riconoscimento. Ah. I rapporti sugli eventi di Torfan mi avevano davvero impressionato. Brutta faccenda quella, ma avevi fatto il tuo dovere. E quindi? Ecco perché ti ho proposto come possibile candidato per il ruolo di spettro. Non vorrei diventare un fantasma, se non ti dispiace. E se non volessi diventare uno spettro? Qui non si tratta solo della tua carriera, Shepard. L'intera umanità ne ha bisogno. Contiamo tutti su di te. Addirittura? Devo valutare personalmente le tue capacità, comandante. Eden Prime sarà la prima missione che eseguiremo insieme. Mi fa piacere. Tu sarai al comando della squadra terrestre. Recupera la sonda e riportala a bordo il prima possibile. Nilus ti accompagnerà per osservare la missione. Va bene, ok boss, I can do this, come dissi 5 minuti fa. Sono pronto. Sono pronto a entrare in azione, capitano. Ormai dovremmo essere nelle vicinanze di... Capitano, abbiamo un problema. Cosa è successo, Joker? Cosa c'è, Joker? Trasmissione da Eden Prime, signore. Meglio che venga subito a vedere. E cosa ci postano? Schermo. Un porno di Belen Rodriguez? Non credo sia un porno. No! No, ci ho ripensato. È un porno. No, non è un porno. No, non è un porno. Almeno credo che non sia un porno. Attaccata alla nostra posizione. Ripeto, siamo sotto attacco. Cazzi vostri. Mostrami il culo di quella bella tizia in bianco. La tizia in bianco, non dei soldati inutili, voglio vedere. Ma chi è l'idiota che sta filmando mentre tutti vengono stuprati? Ok. Mi sa che li hanno inculati. Nessuna comunicazione, niente di niente. Il dietro è fermo a 38.5. Che cazzo è? È una mano? 17 minuti, capitano. Nessun'altra nave dell'alleanza nell'area. Portaci dentro, Joker, presto. Questa missione si è complicata più del previsto. Direi. Una piccola squadra d'assalto si muoverebbe rapidamente senza dare nell'occhio. Solo così recupereremo la sonda. Va bene. Prendi la tua roba e vieni nella stiva. Ok, boss. Dì a Jenkins e a Lenko di prepararsi, comandante. Tocca a voi. Ok, io, Jenkins e Lenko. Chi cazzo è Jenkins? E chi cazzo è Lenko? Ma chi cazzo sono? Attivazione sistemi di occultamento. Ok. Nanovisione attiva. Si sono dati parecchio da fare con gli scavi, capitano. Non sono dei La pelandroni. La squadra sarà il cardine di questa operazione, comandante. Dovrete avanzare di prepotenza e raggiungere il sito archeologico. D'accordo, fatto. I sopravvissuti, capitano? A Kaiden. Aiutare i sopravvissuti è un obiettivo secondario. La sonda ha la massima priorità. Va bene. Avvicinamento alla zona di lancio 1. Nilus, vieni con noi? Lavoro meglio da solo. Nilus andrà in avanscoperta. Resterà in contatto con voi durante l'intera missione, ma per il resto voglio il silenzio radio. Se mai non mi fido di lui. Preferirei non affidare la vita a Nilus è dalla nostra parte. Vuole farti diventare uno spettro, ma soprattutto vuole trovare quella sonda. Bene, ricevuto, capo. Sono pronto, signore. Ora la missione è nelle tue mani, Shepard. In bocca al lupo. Speriamo che non ci mangi. Che battute di pessimo gusto. Ok, finalmente siamo in missione. Salvataggio contenuti. E vai, finalmente inizia la missione. Quindi dove dovrei andare? Non lo so. Non mi importa dove andare. Kaiden e Questo posto è ridotto male, comandante. Ci sono nemici dappertutto. Occhi aperti. Va bene. Quindi prendo il fucile d'assalto in mano, che è meglio. Non posso mirare. Hai equipaggiato un'arma non conforme al rendimento ricevuto. Quindi i danni della precisione sono ridotti. Tieni pronto spazio per cambiare le armi della tua squadra. Kaiden, la pistola la sa usare, non addestrato, non addestrato, non addestrato. Lui può e può. Ok, è un soldato, quindi. E invece sono posso, non addestrato, posso, non addestrato. Ah, quindi sa usare pistola e fucile a pompa.
Va bene, passiamo la pistola allora. Non so neanche usare il cecchino, aspetta. Dimmi che me lo so mirare col cecchino. No? Che arma inutile. Vabbè, passiamo alla pistola. Pistola. Che figa. Ok ragazzi, interrompiamoci qua. Nella prossima parte iniziamo la vera missione. Quindi niente più dialoghi, niente più rotoli di coglioni. Soltanto spari e smitragliate. Alla prossima gente, qui dal vostro Shepard. Alla prossima.